Il cantiere è iniziato ad aprile, siamo ad ottobre, a metà ottobre, non solo il progetto lascia il tempo che trova, è un progetto da 5 milioni di euro, il municipio non è mai stato preso in considerazione, contattato, comunque non è mai stato chiesto un parere al municipio su questo tema, salteranno dei parcheggi, quindi vabbè, adesso poi vedremo un attimino, ma il discorso è, siamo qui in questo momento anche per dire che il cantiere è fermo da 2 mesi. È ormai fermo da 2 mesi in queste condizioni, vedrete, lo vedete, a parte, ripeto, la progettazione, è impraticabile tutta la piazza. E non, si sa per vie indiscrete, indiscrezione eccetera, che l'impresa pare abbia un contenzioso col Comune di Milano a livello economico. C'è un problema di questo genere, pare, e però i cittadini continuano comunque ovviamente a pagare lo scotto di questa amministrazione. Ricordiamo che arriviamo da un precedente cantiere qua nelle vie limitrofe, che è Viale Monterosa, dove anche lì il cantiere, sempre per la realizzazione di piste ciclabili, è rimasto fermo più di un anno. Anche lì l'impresa era fallita, quindi la gente non ne può più. Noi siamo sconcertati perché comunque dovevano essere completati a luglio, siamo rientrati dall'estate, a settembre abbiamo trovato questa situazione. Una settimana sì, due no, abbiamo provato anche a scrivere a chi di competenza, che si occupava dei lavori, non hanno neanche dato risposta né da parte nostra come cittadini, e per cui ci siamo un po' a questo punto rivolti alla stampa e per capire le tempistiche e proprio anche la quotidianità. Non si riesce neanche a attraversare, noi pedoni non sappiamo dove andare, le biciclette altrettanto, perché come vedrete è tutto incanalato in una maniera non corretta, e stamattina ci siamo trovati anche quelle parti, diciamo, di finto protezione in plastica addirittura in mezzo alla strada, per cui alle 8:30 con il traffico anche di chi va a lavorare è diventato veramente ormai un terno all'otto arrivare a qualsiasi meta, sia la scuola che altro. Diciamo che tutto mi interessa, ma soprattutto una cosa che lei ha detto, avete scritto e non hanno risposto. Esatto, esatto. Prima di settembre abbiamo tutto documentato, per cui ecco, la non risposta vuol dire proprio il non interesse verso il cittadino, al di là dei quartieri, delle zone, per cui su questo ne siamo veramente sconcertati, se non senza parole.